Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. Sfiorata anche la quota dei 5.000 contagi giornalieri in Lombardia, più di 1.000 solo a Milano, Fontana parla di situazione sempre più complicata, confermata la didattica a distanza per le superiori. Primi pazienti oggi pomeriggio all'ospedale in fiera, si tratta di persone trasferite da altre strutture, sempre più ospedali costretti a riconvertire reparti per accogliere i malati Covid. Ieri intanto prima notte di coprifuoco a Milano e nelle altre città lombarde le strade erano già deserte ben prima delle 23, poche le violazioni registrate dalle forze dell'ordine. E sotto Palazzo Lombardia coprifuoco è stato aperto con un minuto di protesta simbolica dei ristoratori, ormai senza più clienti anche di giorno, chiedono aiuti economici per non fallire. I contagi stanno aumentando sempre di più anche in provincia, casi in aumento a Magenta, Abbiategrasso e Motta Visconti, i più colpiti sembrano essere i giovani e lavoratori pendolari. Ieri la prima serata di coprifuoco sembra però già lontanissima perché nella giornata di oggi sono state fatte diverse altre valutazioni che partono dai numeri del bollettino dei contagi e dei ricoverati di oggi, che quindi andiamo subito a vedere. Come vedete sono stati quasi 5.000 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per la precisione 4.916. Vedete che solo a Milano città sono 1.126. Milano città si trascina dietro anche il resto dell'area metropolitana, dove sono 1.270 circa, ovviamente area metropolitana escluso Milano, e vedete che anche il dato di Monza-Brianza è altissimo e sembra a questo punto proprio derivare anche da una sorta di vicinanza alla metropoli milanese. Ma le nuove considerazioni di cui parlavamo sono dettate anche e soprattutto dal numero di nuovi ricoverati. Come potete vedere, oggi sono 318 in più nei reparti ordinari e 28 in più nei reparti di terapia intensiva. Dato dei decessi, oggi sono morte 7 persone con coronavirus in Lombardia. Ma preoccupare, dicevamo, è dato riguardante gli ospedali che sono sempre più pieni di pazienti Covid. E come annunciato, oggi ha riaperto anche l'ospedale alla Fiera di Milano. Il coronavirus accelera a Milano e in Lombardia e la regione attiva il suo piano speciale. Nella mattinata di venerdì 23 ottobre aprirà l'ospedale in Fiera Milano, hub realizzato in primavera e fino ad ora mai utilizzato appieno. Il personale medico dovrebbe arrivare nella tarda mattinata, come ha riferito il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Avrei voluto continuare ad averlo come una garanzia, come una ruota di scorta, come qualcosa che potesse essere utilizzato in caso di bisogno, ma che non dovesse essere utilizzato, ha detto Fontana. Invece siamo arrivati al punto in cui dobbiamo farlo riaprire, anche per consentire di allentare la pressione sugli altri ospedali e per consentire agli altri ospedali di dedicarsi anche ad altre patologie. Quindi è una necessità assoluta. L'apertura della struttura ospedaliera da campo è stata decisa nella giornata di giovedì, ma l'ipotesi si era concretizzata il 21 ottobre, quando il numero dei ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia ha superato quota 150. Mercoledì la regione aveva spiegato che sarebbero stati attivati i primi 153 posti letto in terapia intensiva, suddivisi in 4 moduli da 14 posti, 3 da 16 posti e 7 da 7 posti. La gestione delle attività assistenziali nei vari moduli della Fiera di Milano è affidata agli ospedali Policlinico Niguarda, San Gerardo Monza, San Matteo Pavia, Varese, Legnano Busto Humanitas. In una fase successiva verranno coinvolti anche gli ospedali di Lecco Como, Gruppo San Donato e Cremona. Questa quindi è la prima valutazione, quella di carattere sanitario. La seconda è la conferma a partire da lunedì della didattica a distanza per le scuole superiori in tutta la Lombardia. Di questo e altro ha parlato il presidente Fontana nel pomeriggio, e allora ascoltiamo le sue parole. Oggi ho incontrato i sindaci ai quali ho, come fatto ieri, esposto in maniera dettagliata i dati. Ho esposto in maniera dettagliata la situazione per spiegare anche il motivo per il quale nell'ordinanza, tra le altre cose, ho richiesto che venisse disposta la didattica a distanza nelle scuole secondarie superiori, per un breve periodo, perché sono circa 2 settimane e mezzo. Ho spiegato ai sindaci di avere avuto anche
un colloquio lungo con la dirigente regionale scolastica, la quale mi ha dato la disponibilità ad accettare questa richiesta e a fare in modo che le scuole possano concretamente svolgere l'insegnamento a distanza. Alcuni sindaci hanno dichiarato la loro non accettazione di questa mia ordinanza, limitatamente alla didattica a distanza. Ne ho preso atto e ho ribadito in maniera chiara ed esplicita che mi assumo interamente la responsabilità di questa decisione. L'ho detto e lo ribadisco che se almeno che non succedano, non si arrivi in condizioni drammatiche, io sono dell'idea che si deve fare di tutto per evitare il lockdown nazionale. È assolutamente un impegno che dobbiamo assumerci, quello di cercare di impedire il lockdown nazionale. Il nostro paese deve necessariamente andare avanti, deve continuare ad essere produttivo, deve continuare a dare risposte alle esigenze. Non possiamo fermarci con un lockdown generale. Dobbiamo prendere provvedimenti parziali che contribuiscano a ridurre l'infezione. Intanto ieri sera c'è stato il primo coprifuoco dalle 23 alle 5. Vediamo com'è andata sui Navigli. Sono le 22:55, oggi è giovedì 22 ottobre, scatta ufficialmente il coprifuoco in regione Lombardia. Qui siamo a Milano, ai Navigli, una zona di concentrazione di movida che fino a ieri sembrava non aver mai subito dei gravi danni, ma oggi è effettivamente chiusa. Si potrà ritornare alla normalità forse tra 3 settimane. Sono quasi le 23 di giovedì 22 ottobre, come potete vedere alle mie spalle i ristoratori stanno mettendo a posto i tavolini, le sedie, tutti gli attrezzi, tutte le strumentazioni che servono per dare vita a questi Navigli che di solito sono un concentrato di movida, un concentrato di vita per soprattutto i giovani. Da oggi dalle 23 fino alle 5 del mattino non potranno più circolare. Come potete vedere i Navigli sono letteralmente vuoti, non sono ancora alle 23 di giovedì 22 ottobre, ma in giro non c'è più nessuno. Sono scattate proprio in questo momento le 23 di questo giovedì 22 ottobre, dove inizia ufficialmente il coprifuoco. Sui Navigli la situazione sembra essere completamente sotto controllo perché tutti i locali hanno definitivamente chiuso. Come potete vedere alla mia sinistra non c'è più nessuno seduto nei tavolini della movida, quelli che tutti conosciamo e sono appunto conosciuti in tutta Italia come il luogo dove i giovani, i lavoratori si riuniscono per fare un aperitivo, per incontrarsi. La situazione, quella che stiamo registrando e vivendo oggi, sembra riportarci un po' a quello che è stato il lockdown dei mesi di marzo e aprile in Lombardia. È trascorsa la prima mezz'ora dalle 23, il primo giorno di coprifuoco, questo giovedì 22 ottobre, siamo ai Navigli e vi documentiamo una zona di Milano che è sempre stata il centro della movida così. In giro ormai non c'è più nessuno. Le persone stanno ritornando nelle proprie abitazioni perché dalle 23 non si può più circolare nelle città lombarde per via del coprifuoco indetto dal governatore Attilio Fontana, il governatore della regione Lombardia, e da oggi fino alle prossime 3 settimane non si potrà più circolare di notte nella regione Lombardia. E la cittadinanza ha accettato con ordine, ma bisogna dire anche con un certo scetticismo su quella che può essere l'effettiva efficacia di questo provvedimento, la decisione presa dalla Regione. Sentiamo le testimonianze che abbiamo raccolto.
È ufficialmente scattato il coprifuoco in Lombardia, che impone a tutte le attività lombarde di chiudere dalle 23 alle 5 del mattino. E così giovedì 22 ottobre, una delle zone di Milano più frequentate dalla Movida, ieri sera si è mostrata come non la vedevamo più da mesi. I navigli vuoti, con le serrande dei locali chiuse e la gente che allo scoccare delle 23 ha abbandonato il proprio tavolino per rispettare le nuove misure imposte dalla regione. Sto tornando a casa, due secondi torno a casa. Due secondi torni a casa perché non puoi rimanere fuori ovviamente. Beh certo, ma anche perché domani dobbiamo lavorare. Ragazzi, avete bevuto in fretta e furia quest'ultimo bicchiere di vino perché si deve tornare a casa. Bisogna tornare a casa perché ci sarà pure il lockdown, ma non ci toglieranno mai l'allegria di essere italiani, mai. La mascherina? La mascherina, sto fumando una sigaretta, si può togliere, quando fumo una sigaretta si può togliere la mascherina, è proprio da decreto, dice, guarda, se fumi una sigaretta si può togliere la mascherina. State tornando a casa? Esattamente. C'è un coprifuoco da oggi, parte ufficialmente, cosa ne pensate di questa nuova ordinanza, di queste misure? Penso che sia una misura coerente, forse non con il fatto di tenere i mezzi pubblici pieni di gente che vanno a lavorare, però magari nel weekend sarebbe più utile, forse in settimana no. Esatto, quello che penso anche io, la stessa cosa. Cosa ne pensi di questo coprifuoco che alle 23 ci impone di ritornare nelle nostre abitazioni? Vuoi sapere come la penso sinceramente? Senza filtri? Senza filtri. Ma che una stronzata allucinante. Perché? Ma perché, scusa, il Covid prima delle 23? C'è, e dopo le 23 bisogna fare il coprifuoco del Covid, cioè capisci che ha poco senso. Ma anche perché i poveri ragazzi, cioè abbiamo tante persone che lavorano qua, cioè, conosciamo tanti ragazzi che lavorano, tanti proprietari, cioè li mettete in difficoltà, cioè in questo decreto è veramente mettere in difficoltà la povera ristorazione. Sicuramente a Milano la vita notturna c'è, la vita notturna esiste a Milano ed è anche muove anche una grande massa di persone. Il fatto è che quante persone prendono la metro tutte le mattine per andare al lavoro? Si considera la metro come un qualcosa di necessario, ci sono anche locali notturni però a Milano, quindi anche lì come muoversi, perché prediligere l'azienda che lavora di giorno piuttosto che il locale che lavora solamente di notte? Non sono nessuno per dire niente, mi sembra di stare un po' come a metà, vediamo, io sono curiosissimo di vedere come va, io mi prendo questa situazione così com'è, bisogna tornare a casa alle 11, si berrà fino alle 10 e mezzo fuori con amici, si chiacchiera con gli amici fino alle 10 e mezzo, e poi si torna a casa, vuol dire, problema per me non c'è, però ripeto, bisogna vedere dove andiamo a parare, calerà veramente i contagi, vediamo. E questi navigli che sembra un po' di essere tornati a qualche mese fa, che effetto vi fa vederli così vuoti? Ma un po' spiace, va anche detto che il buon senso deve dominare, quindi ci sta che ci sia un pochino più di limitazione nell'accesso alle persone dei locali. Ripeto, per me il problema rimane il mattino e i mezzi pubblici affollati, nel senso che dove per andare a lavoro io vedo mezzi molto affollati, quindi forse le aziende dovrebbero un pochino aprirsi mentalmente e cominciare a capire che la situazione magari non è così rosea come, non so, sembra. Sì, lo stanno rispettando totalmente, hanno un grande senso civico della situazione. Cosa si prova a rivedere i navigli? Così? Così. Speriamo che li vediamo poco così i navigli, perché è giusto che la città viva anche queste esperienze. In tema di controlli ci spostiamo a Magenta per il racconto della sindaca Chiara Calati, che negli scorsi giorni ha accompagnato gli agenti della polizia locale mentre effettuavano i pattugliamenti. Sentiamo che cosa ci ha detto. Da un lato le ordinanze e i decreti di governo e regione, dall'altro l'impegno delle amministrazioni comunali sui territori per contenere la diffusione del contagio. Nei giorni scorsi il sindaco di Magenta, Chiara Calati, è scesa in piazza assieme agli agenti della polizia locale per monitorare il rispetto dell'uso della mascherina da parte dei cittadini. Un'iniziativa pensata non per dare multe, ma per prevenire e per offrire informazioni utili anche sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Eppure, nonostante la presenza degli uomini in divisa, non tutti i cittadini si sono comportati correttamente.
rapidamente. Allora, è andata abbastanza bene, nel senso che comunque abbiamo visto che le persone poi all'arrivo degli agenti comunque sì, quelli che non avevano la mascherina comunque la mettevano. Io ho sempre detto che andare diretti sulla multa secondo me non è il modo più efficace, perché può essere, può capitare che magari uno sia appena sceso dalla macchina, se la sia dimenticata un attimo. Un conto è quando invece rispondono male. Ci sono state molte persone che invece hanno risposto male, anche gli agenti. Allora a quel punto per forza scatta anche la sanzione, perché non si capisce che non è che vogliamo fare i cattivi, lo si fa per la salute delle persone, loro stesse e degli altri, quindi insomma è così semplice fondamentalmente portare la mascherina, facciamolo. Devo dire che per la maggior parte sono stati giovani, gruppi di giovani, non avere la mascherina, però anche qualche persona più adulta, quindi insomma la sensibilizzazione deve essere totale su tutti, anche perché il numero dei contagi si sta alzando molto e si sta alzando sulle fasce più giovani. Io ho molti contagi tra i 19 e i 25 anni. L'iniziativa verrà ripetuta anche nei prossimi weekend. L'obiettivo, spiega il sindaco Calati, è quello di sensibilizzare più cittadini possibili. È un'iniziativa che ripeterete nei prossimi giorni? Ma sì, io devo dire che comunque appunto passo spesso per strada, e quindi siccome gli agenti anche sono sempre appunto di pattuglia, ecco, ci fa anche piacere agire insieme su questo fronte, quindi insomma sicuramente tutte le volte che ce ne sarà bisogno lo ripeteremo. Ieri sera a Milano un gruppo di ristoratori ha violato simbolicamente per un minuto dalle 23 alle 23.01 il coprifuoco per una protesta, che in realtà era iniziata già dalle 22, sotto il palazzo della Regione. Sentiamo le loro ragioni. Libertà! 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 No, il coprifuoco! Per un minuto hanno volutamente violato il coprifuoco al grido di libertà. Sono i ristoratori milanesi, supportati nella protesta questa volta anche dai tassisti della città, che hanno protestato dalle 22 alle 23.01 sotto il palazzo della Regione contro il nuovo divieto previsto dal coprifuoco, che impone lo stop agli spostamenti dalle 11 di sera fino alle 5 del giorno dopo. Siamo qui a lottare per l'ennesima volta contro questa ordinanza, questa volta fatta dalla Regione, quindi dalla Lega, e che non ci aspettavamo, perché sono sempre stati a favore delle partite IVA e a favore dei ristoratori, dei tassisti, eccetera. Invece purtroppo questa ordinanza fa chiudere i locali alle 23. Troviamo questa ordinanza una cosa assurda, perché chiudere già alle 24 era molto penalizzante, ma alle 23 è una cosa vergognosa. Se fate un giro in questi giorni, da domenica, da quando si è alzata un po' la positività di Covid, ormai nei locali non c'è più nessuno. Io, uno dei miei locali, ha perso già il 90%. I ristoratori, categoria che tra le più colpite dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria del coronavirus, che ha già sofferto molto a causa del lockdown e del periodo di incertezza che ne è seguito, con la chiusura imposta alle 23 dal coprifuoco, rischierebbero ancora una volta di pagarne care le conseguenze. Non andrà tutto bene, ma andrà tutto all'asta. Andrà tutto all'asta, sì, siamo un po' stufi, perché adesso ci stiamo domandando il perché di queste ultime restrizioni, insomma, perché sembrano quasi più volte a danneggiare noi che a bloccare, diciamo, questo virus, perché il passaggio dalle 24 alle 23 per noi è aria, perché noi riusciamo a fare quello che possiamo fare nel fine settimana, invece non riusciamo a capire quanto possa salvaguardare i cittadini da questo virus quella piccola oretta lì. Ecco, noi, c'è questo, ma ci sono tanti altri problemi che ci poniamo. Questo è l'ultimo che ci lascia un po' basiti, onestamente. Da qualche settimana a questa parte, dopo il discorso del nostro mister Conte, si è proprio subito un calo, cioè da 20-30 persone che facevamo a pranzo e 40-50 che facevamo la sera, ci siamo ritrovati a farne in questi due ultimi, da lunedì va a farne 2-4 a pranzo e la sera 4-6-10 massimo. Non dico cavolate, e quindi tutto questo mi fa venire proprio la rabbia, e mi ha spinto qui per far valere
i nostri diritti. Scendendo in piazza, i ristoratori hanno così voluto far sentire la propria voce, provata dal periodo difficile, per chiedere che il governo non si dimentichi di loro, ma anzi predisponga un piano di aiuti rapido per salvare la categoria da un possibile fallimento. La situazione praticamente da una settimana è crollata drasticamente, sia per via dello smart working, ma soprattutto per la gente che ha comunque paura di uscire, di andare al ristorante, per tutto il casino mediatico che fanno i telegiornali, e quindi passano davanti al locale ma comunque non entrano. I fatturati sono calati del 70% e siamo qua stasera appunto per cercare di sensibilizzare anche il governo, perché così noi non possiamo andare avanti e andiamo verso un fallimento sicuro. Abbiamo visto come Milano sia ora l'epicentro del contagio, che poi si riverbera anche in provincia, soprattutto sulle linee del pendolarismo. Vediamo che cosa sta succedendo a Motta Visconti. Aumentano anche a Motta Visconti i casi di contagio da Covid-19. In paese al momento sono circa una ventina le persone in isolamento fiduciario, due di loro sono bambini. Proprio a causa della scoperta di positivi nelle scuole cittadine, il sindaco nei giorni scorsi ha disposto la quarantena per tre classi. Mi trovo ancora abbastanza fortunato, mi ritengo ancora fortunato, perché sentendo i sindaci della zona il nostro numero è ancora abbastanza contenuto, però il fenomeno lo abbiamo anche qui a Motta. Sono colpiti soprattutto tre bambini, attualmente sono due, uno ha già finito il periodo di quarantena, è già rientrata tutta la classe, però due classi in questo momento sono ancora, da settimana scorsa, sono sospesi, la terza e la quinta elementare sono sospesi e sono in quarantena i ragazzi perché c'era un contagio positivo. Per quanto riguarda gli altri residenti, per la maggior parte è gente che si reca a Milano a lavorare. Il problema secondo me sono i trasporti, sono troppo affollati, bisognava probabilmente intervenire prima con queste società private che in questo momento non lavorano perché il turismo è fermo, precettare o comunque concordare con queste società di potenziare un po' la rete dei pullman. Io credo che anche l'esercito, so che anche l'esercito ha a disposizione dei pullman, potrebbero mettere a disposizione anche questi per diluire un po' il distanziamento, cioè fare il distanziamento, regolare il distanziamento, e quindi poter permettere di poter andare a lavorare almeno in sicurezza. Il sindaco De Giuli aveva anche preparato un'ordinanza per la chiusura delle attività commerciali alla sera, ma è stato anticipato dalla regione, che ha disposto il coprifuoco a partire dalle 23. La preoccupazione maggiore, spiega il primo cittadino, è data dai ragazzi più giovani, che spesso non rispettano le regole. Ci sono troppi ragazzi girano senza mascherina. Ieri c'è stato il mercato qui a Motta Visconti, ho mandato i vigili, mi hanno confermato che comunque la gente aveva la mascherina, qualcuno magari non manteneva le distanze, sono stati richiamati perché la gente è tanta, ma comunque nel complesso è andato tutto bene. Non penso di dover chiudere il mercato perché è un esercizio all'aperto ed è meglio che non fare un affollamento nei negozi o nei supermercati. La situazione, ripeto, è grave. Sono comunque seriamente preoccupato perché non abbiamo mai raggiunto questi livelli, però ripeto, a livello nazionale, se andiamo a confrontare i dati a livello nazionale o comunque nella zona, mi ritengo ancora abbastanza fortunato e ringrazio i miei concittadini che rispettano le regole, ecco, l'importante è questo. Montiamo pagina, torniamo a Milano, inseguimento con arresto da parte della polizia. Si sono spente alle 23 di ieri sera le luci di tutti i ristoranti e locali di Milano colpiti in pieno dalle nuove restrizioni imposte dal coprifuoco. Tra queste luci c'erano anche quelle del bar-ristorante Movida sui Navigli, luogo simbolo della nightlife milanese, che alle 11 di sera ha dovuto chiudere tutto. Ma come ci racconta il proprietario Michele Berteramo, già prima non c'era più nessuno perché ormai hanno tutti paura. Il coprifuoco sinceramente parte già da inizi della giornata, quindi è andata che già dalle 18 non c'è in giro nessuno.
In più dalle 23 in poi naturalmente deserto, completamente deserto. In queste condizioni, come già spiegavo a inizi di marzo, un locale come questo, un ristorante come questo, quando va in negativo a doppia cifra, quindi è insostenibile, ma anche con gli aiuti del governo è insostenibile tenere in piedi una situazione del genere. E secondo una stima di Confcommercio, con la chiusura anticipata alle 23, le perdite per bar e ristoranti arriveranno a circa 40 milioni al mese. Ha già impattato tantissimo, ha impattato tirando via il 90% di quel 70% che stavamo facendo rispetto all'anno scorso. Nelle ultime settimane la Movida è stata presa di mira come principale responsabile dei nuovi contagi, ma in realtà per molti ristoratori la vera causa è stata la mancanza di controlli. Non ci sono stati controlli, secondo me i controlli hanno impattato altro 50%, perché se la gente che doveva indossare la mascherina in alcuni casi l'avesse indossata, magari non ci sarebbero state anche queste altre impennate di casi. E io capisco che ci sono anche persone o gestori che non si sono comportati in maniera adeguata, però lì i controlli non ci sono stati, perché io non ho sentito in giro gente che ha preso 400 euro di multa perché non metteva la mascherina, o gestori locali che sono stati multati, locali, ristoranti, tutto quello che vogliamo mettere nella nostra categoria, che sono stati multati perché non osservavano le regole. Quindi i controlli sono stati pochi. Intanto si teme per l'imminente fine settimana, con il telefono che squilla in continuazione per disdire le prenotazioni. Se vogliamo usare i ristoranti, i pub, i locali come capro espiatorio, va bene, noi ci sacrifichiamo anche, non c'è problema, perché fuori c'è una pandemia, non sono un negazionista, ma che si prendono dei provvedimenti che si capiscono in tre parole innanzitutto, perché non si capisce nulla, e che ci siano gli aiuti specialmente per i nostri dipendenti, che non vedono ancora la cassa integrazione di giugno e luglio, che non hanno ancora ricevuta. E soprattutto un'ultima cosa, cercare di capire un attimino come fare con gli affitti, perché gli affitti di queste attività sono abbastanza onerosi, e cercare di capire, non far perdere i soldi naturalmente ai proprietari dei muri e non rimetterceli noi. Non era questa ovviamente la notizia di cronaca che avevo annunciato, ve la riassumo in poche parole. Quattro cittadini colombiani sono stati sorpresi nei pressi del campo nomadi di Via Bonfadini dalla polizia con atteggiamento sospetto. È scattato un inseguimento, i quattro colombiani sono stati arrestati all'interno della loro auto. È stata trovata refurtiva soprattutto gioielli e monili vari in oro. Ciclismo, la tappa di oggi del Giro d'Italia avrebbe dovuto fare un semplice passaggio da Abbiategrasso, invece causa maltempo in Valtellina i corridori sono partiti proprio dalla Città del Leone e non da Morbegno come invece preventivato. Sul traguardo finale di Asti la vittoria è andata al cieco Josef Cerni. Domenica il Giro invece arriverà a Milano con un circuito da Cernusco sul Naviglio. L'ingresso a Milano avverrà da via Palmanova, la tappa poi proseguirà su via Cesana, largo Tel Aviv, via Anacreonte e via Padova, quindi piazzale Loreto, corso Buenos Aires, fino ad arrivare in Piazza Duomo. E dopo l'arrivo in Piazza Duomo i corridori arriveranno fino in Piazza Castello, dove verrà allestito il villaggio della manifestazione. Chiudiamo qui l'edizione Milano, ci ritroviamo tra poco con l'edizione Pavia.